siamo davanti a quella che oggi è la questione morale del paese, la regione Lombardia, con il figlio di un segretario nazionale che ha tentato di comprarsi la laurea. Questo è il modello che oggi si propone al paese. Questo invece è il modello che oggi noi invece vogliamo proporre al paese, che è quello di difendere il sistema della scuola pubblica. Non solo il precariato nella scuola, ma il sistema della scuola pubblica, che è un principio di democrazia del nostro paese che va difeso. Oggi invece si tenta, anche attraverso un accordo trasversale tra Partito Democratico, PDL e UDC, di smontare il sistema di scuola pubblica, portando ad una visione aziendalistica della scuola, facendo entrare nei collegi gli enti privati e le fondazioni, e soprattutto sperimentando qui in Lombardia la chiamata diretta degli insegnanti. Significa che si entrerà per raccomandazioni o per simpatia, o come faceva Berlusconi, scegliendosele dalle oggettine. Se noi vogliamo questo modello di scuola, oggi dobbiamo essere qui come senso civico, non solo per difendere la scuola pubblica, ma per difendere il diritto costituzionale ad avere una scuola per tutti. Le scuole statali che hanno finanziamenti, sono stati tagliati a questo punto. La scuola è stata massacrata in questi anni. Voglio ricordare che negli ultimi 3 anni la ministra Gelmini ha rubato alla scuola 8 miliardi di euro e poi ha chiesto di razionalizzare le risorse umane. Oggi le scuole non hanno più neppure la possibilità di comprarsi la carta igienica, chiedono ai genitori di contribuire alle spese per far funzionare l'ordinaria amministrazione. Questa è la scuola che ci hanno proposto fino ad ora. Noi chiediamo però al ministro Profumo: vuole invertire la tendenza, vuole invertire la rotta di questa scuola, oppure invece vuole continuare ancora una volta, come ha fatto con il decreto semplificazioni, a dire che la scuola si può cambiare senza fare un centesimo di investimento, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato? Se si vuole una scuola pubblica da difendere, bisogna sapere che bisogna fare degli investimenti pubblici, e noi diciamo: le risorse si possono trovare. Per esempio, prendiamo i soldi che abbiamo destinato agli F-35 e invece di produrre 130 piuttosto che 90 F-35 prendiamo quei 20 miliardi di euro e restituiamoli alla scuola, perché il futuro, voglio ricordare, del paese è nella innovazione e nella cultura, altrimenti noi, a voglia farci manovre, non cresceremo mai e non avremo mai la possibilità di essere competitivi nel sistema internazionale. Ancora registrare un passo negativo per la nostra democrazia, il disegno di legge Aprea ha di fatto un percorso pericoloso, non abbiamo nessuna possibilità di cambiamento se questa legge passerà. Questa legge purtroppo è appoggiata dal Partito Democratico insieme all'UDC e al PDL. Il disegno di legge Aprea, che in realtà adesso si chiama disegno di legge PD, perché ha cancellato una parte di tutte le richieste fatte dalla Aprea dal 2008, ma l'asset principale è rimasto identico. L'articolo 6, per esempio, si cancellano tutti gli organi collegiali e si definisce un unico chiamato Consiglio dei docenti, dentro il quale saranno presenti pesantemente i genitori. È come dire a Maria De Filippi: facciamo una nuova trasmissione, un reality, dove diamo in mano ai genitori il potere di decidere che tipo di istruzione dare. Perché questo lapsus istruzione-educazione? Proprio perché Formigoni, con la legge regionale approvata dal 3 aprile, di fatto in Lombardia dal 3 aprile è possibile partire con le chiamate dirette, fa questo passaggio, cioè scambia l'educazione con la formazione e l'istruzione. Ricordo che gli articoli 33, 34, 117 della Costituzione parlano chiaro: in Italia si parla di istruzione, non di educazione. Noi non siamo educatori, noi siamo insegnanti. Questo messaggio sta purtroppo passando ed è un messaggio negativo per la nazione. Quindi noi siamo qui oggi a contestare questo disegno di legge, e se notate in questa piazza e nel corteo non ci sarà nemmeno una bandiera del PD. Questo è gravissimo per un centrosinistra che si arroga il diritto di dire: noi non siamo con la destra e con l'UDC. Invece di fatto lo sono, perché noi non riusciamo a dialogare con questi partiti che hanno
accettato e condiviso la distruzione della scuola pubblica. Noi siamo per la scuola pubblica, per distruzione della Costituzione, siamo e crediamo che la scuola pubblica sia il motore di questa Italia che deve uscire da questa grandissima crisi, purtroppo dovuto anche dai banchieri italiani che stanno facendo quello che vuole Berlusconi. Berlusconi non è più in prima persona a fare le scelte di questa nazione, ma ha mandato i suoi, come dire, comando stigre, che sono Valentina Prea, che non è più presidente della settima commissione della Camera, ma è diventata assessore all'istruzione della Regione Lombardia. Quindi chiediamo a tutti, a tutte le forze politiche, sindacali, sociali, di condividere questa nostra preoccupazione, che non è una preoccupazione, come dire, casuale, ma è reale. Noi stiamo rischiando di perdere la scuola pubblica in Italia. Italia dei Valori oggi in piazza a difesa della scuola pubblica contro il DDL Aprea. Perché? Noi abbiamo cercato di contrastare in tutte le sedi la privatizzazione della scuola. Riteniamo che la scuola sia un bene comune da difendere, che le risorse debbano prioritariamente essere investite sulla scuola pubblica. Poi, eventualmente, senza oneri per lo Stato, va considerata la scuola privata. Il disegno di legge Aprea è un disegno di legge penalizzante per la scuola pubblica, è un disegno di legge che rischia di deteriorare ancora di più una scuola pubblica già provata dal taglio di 8 miliardi di finanziamenti. È il modello Aprea-Formigoni che privilegia la scuola privata a danno di quella pubblica? Ma nella loro ottica è una posizione da difendere. Il dubbio è, ma è anche la posizione del PD, perché in Regione Lombardia abbiamo fatto una battaglia insieme agli amici e compagni del PD contro la chiamata diretta da parte dei presidi degli insegnanti. Ecco, a livello nazionale non ho visto il PD altrettanto impegnato contro il disegno di legge attuale.